canone energetico nazionale, l'SOS gli artigiani, paghiamo noi gli errori della politica. Chiampo, i RIS tacciano l'appartamento dove sono stati assassinati i coniugi Google, e sabato i funerali. Accoltellamento fuori dal Night, scattate le due denunce per giovani italiani e quattro militari americani. Sicurezza, raffica di controlli nei quartieri ad alta tensione di Vicenza, il questore firma 18 espulsioni. Paura questa mattina per l'incendio divampato da un appartamento di Viale San Lazzaro, nessun ferito. Accoglienza dei rifugiati ucraini, vicentini pronti a fare la nostra parte. Buonasera e ben ritrovati col telegiornale di Vicenza. Come abbiamo raccontato dai titoli di apertura, apriamo parlando della grande crisi economica che stiamo vivendo, ma soprattutto che sta vivendo l'economia capillare. Il decreto energia del governo non è abbastanza, non è sufficiente, gli artigiani sono molto preoccupati. Che non possiamo continuare a pagare noi imprenditori gli errori fatti dalla politica. C'è chi dice no, c'è chi dice basta. Pensieri e parole degli artigiani vicentini che chiedono al governo di introdurre immediatamente misure efficaci per compensare l'aumento dei costi dell'energia, anche attraverso un tetto sui prezzi. Ma noi abbiamo bisogno di un tetto per i prezzi dell'energia, altrimenti non sappiamo come soddisfare i nostri preventivi per i nostri committenti. Senza un tetto sui prezzi dei carburanti per imbrigliare le impertinenze del mercato e le speculazioni, per le imprese è impossibile prevedere oggi i costi finali, un'imponderabilità che sta frenando anche gli appalti e quindi i lavori pubblici. È quasi impossibile fare dei preventivi, perché i prezzi hanno delle variazioni così importanti, anche del 25% su una giornata su prodotti della plastica, così come ci sono delle variazioni dei prezzi anche sul ferro. Il ferro non ti fanno più una quotazione, ma te lo diranno il mattino che vai a caricare l'automezzo. Dunque, come si può pensare di fare dei preventivi? Insomma, bisogna stabilizzare i costi energetici. Il governo ha tagliato il prezzo del carburante di 25 centesimi, ma per i trasporti questa misura incide poco o niente. Il taglio del costo del carburante, che è stato concesso agli autotrasportatori per 25 centesimi, non serve quasi a nulla, perché già prima gli autotrasportatori avevano un taglio sulle accise di 21 centesimi. Dunque questo non risolve i problemi per gli autotrasportatori. Insomma, servono non elemosine di Stato, ma stabilità, costi certi, la possibilità per le imprese di investire, di programmare e di organizzare il lavoro. Serve un nuovo piano energetico nazionale, ma non domani, ieri. Non è possibile e pensabile che un paese sviluppato come l'Italia non abbia pensato a delle politiche energetiche per tutelare la produzione e lo sviluppo di tutto il nostro territorio. Torniamo a parlare del duplice omicidio di Chiampo, oggi il sopralluogo di RIS di Parma, nell'appartamento dell'orrore. Si riapre dopo 8 giorni la casa dell'orrore, teatro dell'assassinio perpetrato sui coniugi Sergio Gugole, 62 anni, e Lorena Zanin, 58, freddati a colpi di arma da fuoco dal figlio Diego, reo confesso. Una squadra dei militari del RIS di Parma stamattina ad entrare nei due appartamenti sotto sequestro di via Villaggio Marmi a Chiampo, quello dove il 25enne viveva con i genitori, dove si è consumato il delitto, e quello al piano sottostante, casa disabitata dalla morte dei nonni paterni, dove Diego avrebbe voluto nascondere i cadaveri dei genitori dentro sacchi di tela, poi ritrovati dai carabinieri nella sua auto. Un piano criminale premeditato da tempo, messo a segno con l'obiettivo di arrivare all'eredità di 800.000 euro, un piano incompiuto dalla decisione di costituirsi. Rilievi dei RIS concentrati soprattutto sul fronte balistico, atti a trovare conferma a quanto ricostruito da Diego durante l'interrogatorio. Sul numero dei colpi esplosi e sulla dinamica raccontata dal ragazzo, ora in carcere a Vicenza, che ha detto di aver sparato prima al padre mentre era seduto al tavolo della cucina, freddandolo con 2 proiettili, per poi aspettare il rientro della madre in casa, verso la quale avrebbe esploso altri 3 o 4 colpi. Non tutti però avrebbero raggiunto la donna. I rilievi serviranno proprio a ricostruire le fasi esatte del delitto. Indagini blindate che procedono anche per far luce sulla provenienza della pistola che il ragazzo ha riferito di aver acquistato da un marocchino a Cologna Veneta.
Ieri le autopsie sui corpi dei coniugi, i cui risultati si conosceranno tra 90 giorni. Oggi il nulla osta per la celebrazione dei funerali. È stato fissato il funerale, che sarà alle 10 di questo sabato presso la chiesa del Beato Claudio, e quindi appunto saluteremo questi nostri fratelli di questa nostra comunità che hanno perso la vita in maniera così terribile. Un ultimo saluto atteso da tutta la comunità, che sabato si riunirà alla Pieve, proprio dove i Gugole erano soliti andare a messa ogni domenica. Questa giornata ovviamente di lutto cittadino, il comune allesterà un servizio d'ordine in modo che il tutto sia gestito nella maniera migliore possibile, più ordinata possibile, e che le esequie possano avere appunto, possono farsi in maniera ordinata e anche con il giusto momento di riservo e di fede che in questi casi io penso ci debba essere. Torniamo a Vicenza e vi raccontiamo di un accoltellamento fuori da un night. Una discussione sfociata in rissa e degenerata in un accoltellamento fuori da un night a Vicenza. I fatti risalgono al 6 febbraio. Tutto nasce da un diverbio tra un gruppo di militari statunitensi di stanza a Lederle e l'altro composto da pregiudicati locali. In quell'occasione un 22enne residente nel Padovano era stato accoltellato, taglio che gli aveva provocato la lesione alla milza, ricoverato al San Bortolo e giudicato guaribile in 30 giorni. Le indagini condotte dalla squadra mobile iberica con la collaborazione del comando investigativo criminale americano hanno chiuso il cerchio, permettendo di identificare ed acquisire elementi indiziari di responsabilità nei confronti di 6 giovani, tutti tra i 20 e i 23 anni. 4 soldati americani e 2 cittadini italiani sono indagati in quanto ritenuti responsabili per il reato di rissa aggravata e 4 americani anche per lesioni personali aggravate. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di tutti e 6 altrettanti decreti di divieto di accesso ai pubblici esercizi. Non potranno accedere ai locali notturni di Vicenza per un anno. E a proposito di sicurezza, nuovi controlli delle forze dell'ordine nei quartieri più vulnerabili della città, 18 ordini di allontanamento dall'Italia. Operazione sicurezza dal centro storico di Vicenza ai giardini di via Bachelet fino a Campo Marzo, viale Milano, via Torino e il centro storico. In campo polizia di Stato con il reparto prevenzione crimine, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale. Posti di blocco lungo le arterie principali in entrata e in uscita dalla città. Identificate 148 persone, di cui 59 stranieri, 41 con precedenti penali o di polizia. Controllati anche 40 veicoli e 3 esercizi pubblici. Al termine dei blitz il questore ha firmato 14 fogli di via obbligatori da Vicenza e 18 ordini di allontanamento dall'Italia nei confronti di 4 marocchini, un turco, un albanese, un liberiano, 7 nigeriani, 2 algerini, un pakistano e un cittadino della Guinea. 3 le revoche di permessi di soggiorno nei confronti di un marocchino, un albanese e un cinese senza i requisiti per soggiornare in Italia. 15 gli avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con una spiccata pericolosità sociale. Ancora cronaca, fiamme da una palazzina di viale San Lazzaro, nessun ferito. Un incendio divampato a metà mattina da un appartamento al secondo piano di una palazzina di viale San Lazzaro. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto a domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala e un'autopompa che hanno evitato che l'incendio si estendesse. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell'appartamento sono terminate alle 12. Furti in casa tra Trevigiano, Bellunese, Vicentino e Carabinieri di Feltre hanno recuperato la refurtiva e invitano chi ha subito furti negli ultimi 12 mesi a riconoscere alcuni preziosi e a rivolgersi alla stazione dell'arma dove hanno presentato denuncia. Un braccialetto con inciso il nome Massimiliano, gemelli d'oro, numerose catenine con ciondoli e pendenti e poi anelli, un accendino d'oro e parecchi orologi, telefoni cellulari, portafogli e borsette, pure un paio di occhiali firmati. È un vero e proprio bazar di preziosi, quello rinvenuto dai carabinieri di Feltre nell'ambito di un'indagine sui furti in casa. Dopo un colpo in un'abitazione a Santa Giustina, nel Bellunese, i militari dell'arma sono riusciti ad individuare 2 stranieri residenti in provincia di Treviso. Nelle loro abitazioni o nei luoghi di frequentazione è stata recuperata tutta la merce che vedete, probabile provento di numerosi furti messi a segno nell'ultimo anno.
Milano tra le province di Treviso, Belluno e Vicenza. In un'auto in uso ai due sospettati sono stati rinvenuti anche diversi arnesi utili per scassinare porte e finestre, piedi di porco, martelli, un flessibile. I carabinieri invitano tutti coloro che hanno subito dei furti negli ultimi 12 mesi tra trevigiano, bellunese e vicentino e dovessero riconoscere nelle immagini alcuni degli oggetti dei quali sono stati derubati, a rivolgersi alla stazione dei carabinieri nella quale è stato denunciato il furto. E andiamo a Piovene Rocchette, perché il Sumano ha smesso di bruciare. Piovene Rocchette. Concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato ieri nel primo pomeriggio sul Sumano sopra la località All'Angelo. Già dalla pianura era visibile la lingua di fumo che si levava dal fianco del monte. Le fiamme erano state domate in serata, ma nella notte 3-4 focolai hanno ripreso vigore per poi propagarsi nelle ore successive anche a causa del vento e della siccità. Sul posto da stamattina impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco con il supporto dei pompieri volontari e della protezione civile che sono riusciti ad arginare l'incendio arrivato a circa 200 metri da alcune abitazioni. In azione sul posto gli elicotteri del reparto volo di Venezia e della regione Veneto che hanno effettuato numerosi lanci di acqua. Le operazioni di spegnimento si sono concluse a metà pomeriggio, sopralluoghi ancora in corso per verificare la messa in sicurezza dell'area interessata. Intanto non si esclude la pista dolosa, per cui il sindaco Erminio Masero si appella alla collaborazione dei cittadini. Si tratta del terzo incendio boschivo nell'Alto Vicentino a distanza di pochi giorni. Come sapete, Rete Veneta dà sempre voce a voi cittadini e telespettatori, quindi per qualsiasi segnalazione scriveteci al 345-85-59-664 oppure alla nostra mail vicenza@reteveneta.it. E continuiamo a parlare della crisi ucraina, soprattutto dell'emergenza umanitaria. Molti vicentini si dicono disponibili ad accogliere i profughi. Sentiamo. Un pochettino di aiuti qui ogni tanto li portiamo, perché so che sono stati raccolti generi alimentari, vestiti e altre cose che possono essere utili. Lei se la sentirebbe di ospitare una famiglia ucraina? Non avrei lo spazio, ma sì. Assolutamente sì, se avessi posto una grossa famiglia no, ma due persone volentieri, l'ho già detto, già anche parlato con persone ucraini che conosco, ma fortunatamente si sono, però nella necessità due persone posso ospitarle. Come no? Subito? E anche se fossi più giovane andrei a combattere, se avessi 40 anni in meno andrei già in Ucraina a combattere? Non c'ho il posto. Ok, però lo farei da piccola. Ecco, ha già dato qualche aiuto, ha intenzione di farlo? Sì, ci ho portato qui dei viveri. Lei ha già dato qualche aiuto? Certo, ho portato qui alla parrocchia con le mie due bambine, abbiamo portato l'aiuto. E ho preparato una trentina di pupazzi che ho vinto con le slot machine nuovi, che li metto in sacchetto per dare a Croce Rossa, chi va là, insomma. Ospiterebbe una famiglia di ucraini? No, non ne ho. Ha fatto qualche aiuto, magari ho portato. In altro modo, sì. Sì. Quando ho sentito quello che stava succedendo, così, ma proprio spontaneamente, senza tanti calcoli, ho detto sì. Li ha già calcoli? Sì, no, li ho già ospitati come primo intervento. Adesso le cose stanno cambiando perché c'è più organizzazione, c'è più. Comunque sono una mamma e due bimbe, una di 7 e una di 2 anni. Certo, deve partire tutto dall'alto, perché noi nel nostro piccolo aiutiamo. Perché adesso arriveranno, prima erano lontani, qui cambia anche il modo di ospitare, di essere vicino, e non è una questione di un giorno. No, credo di no, che non sia la questione di un giorno, che sia un impegno molto più lungo di quello che è stato previsto, però io penso che siamo un popolo bellissimo e che sicuramente riusciremo ad aiutarli. E questa sera Focus in prima serata, ospiti del nostro direttore Luigi Pacialli, Giulia Andriano, Guido Bertolazzi, Emanuele Compagno, Maurizio Conte, Giuseppe La Rosa, Luciano Sandonà e Andrea Zanoni. Il telegiornale finisce qui, vi lasciamo le previsioni meteo. Grazie per essere stati qui con noi, buonasera.